Allora, l'Afi deve vedere il melo, vedete, nome scientifico, l'Afis pomi, diciamo. Qui c'è sempre insetti, però si cambia ordine, e questo naturalmente come gli afidi, sono tutti rincoti, quindi già qui, quindi afidide, già qui fate subito la correlazione. Quindi afide, apparato boccale, pungente, succhiante, nelle varie fasi, quindi non è più un olometabolo, non è un olometabolo, quindi presente alle neanidi, ci siamo, quindi anche le neanidi, più piccole la forma, ma diciamo, ma le di più piccole dimensioni, ma la forma è quella, l'apparato boccale è sempre quello delle neanidi, quindi il danno è dato da queste punture trofiche e poi vedremo anche da tutta un'altra serie di problematiche, questa situazione del linfo, quindi non abbiamo quella fase larvale. Vedete, le piante ospiti sono il melo, il pero e le altre rosacee, quindi anche questo è molto polifago, attacca tantissime piante. Naturalmente, come dice il nome, se è l'afide verde del melo, per identificarlo sarà un afide di colore verdastro, se non lo chiamo in un'altra maniera, perché infatti poi avremo anche afidi di altri colori, ma non, che li studieremo. È un insetto molto piccolo, va bene, vi parla di 2-3 mm di lunghezza, che come tutti gli afidi vive in colonie, sui germogli e nella pagina inferiore della foglia. Naturalmente, come vi dicevo, il danno è causato alle punture nutrizionali che provocano un parziale accartocciamento delle foglie e naturalmente una lieve interferenza sullo sviluppo dei germogli che possono deformarsi, perché dove abbiamo la puntura, naturalmente abbiamo un'alterazione della crescita. Avendo un'alterazione della crescita, quelle cellule, diciamo, colpite, quei tessuti colpiti, non si sviluppano più uguali a quelli sani e quindi tendono a ripiegarsi o a deformarsi. Va bene? Inoltre, il danno, che non è tanto il danno diretto, insomma, è sempre abbastanza limitato agli afidi, perché quanta linfa potranno prendere una pianta, specialmente se la pianta è ben sviluppata, non è che la, tra virgolette, la dissanguano. Ma il danno più grave è sicuramente sempre quello indiretto. Quindi, essendo, si è detto, rincoso, apparato boccale pungente e succhiante, hanno grandi produzioni di melata. Va bene? Che quindi cosa succede? Qui vi rimando a quell'altro afide, ma la melata, sapete, se l'ha già affrontata, può provocare questo effetto lente, quindi ustione delle superfici dove è depositata. E poi su questa melata, essendo una sostanza zuccherina, si instaurano dei funghi saprofiti, le fumaggini, che quindi naturalmente bloccano quella che è l'attività fotosintetica della pianta e quindi bloccando l'attività fotosintetica abbiamo un deperimento sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo della produzione e quindi è più grave il danno indiretto che non quello diretto. Poi ricordate come sempre quando ci sono gli afidi su una pianta c'è cioè la prima cosa che notate è la grande presenza di formiche. Se vedete le formiche vanno a nutrirsi appunto questa sostanza zuccherina e addirittura li difendono questi afidi e li trasportano in varie parti della pianta, quindi vi aiutano aiuta la diffusione, quindi appena vedete ci sono tante formicole che fanno su e giù per una pianta, sicuramente c'è la presenza degli afidi o delle cocciniglie, comunque insetti che producono melata. Quindi, primo, diciamo, essendo molto piccoli, magari non li vedete, però le formiche le vedete bene, quindi è il primo, diciamo, campanello d'allarme con cui poi andate a verificare meglio l'effettiva presenza di questi afidi. Il ciclo biologico, naturalmente, questo afide sverna, vi dice, allo stadio di uovo, che è di colore nerastro, sui giovani rametti. E in primavera, aprile e maggio, nascono le fondatrici partenogenetiche che iniziano tutta una serie di generazioni primaverile estive. Ci siamo? Addirittura, vedete, queste possono arrivare anche a 15-20 generazioni. Quindi capite bene, cioè è una evoluzione esponenziale quella dell'afide sulle piante, perché 15-20 generazioni l'insetto probabilmente ne fa di più. Ci siamo? Quell'altro ne faceva 3, qualcuno ne faceva 1. Anche la mosca all'olivo 6-7, poi arriva questa addirittura a 20, ci siamo. E si svolgono tutte sul melo, quindi se è sul melo, lui continua ad andare sempre sul melo, va bene? Quindi una specie monoica. In autunno compaiono le sessupare, e le quali originano gli anfigonici. L'unica generazione che, diciamo, avviene con l'accoppiamento, con riproduzione sessuata, è l'ultima, che poi ci produce le uova, che andranno poi a svernare. Le altre invece generazioni sono tutte partenogenetiche, ci siamo? Guardiamo la lotta. Naturalmente quest'afide verde è molto meno pericoloso dell'afide grigio, che poi faremo, ci siamo. Naturalmente il controllo si effettua con trattamenti chimici e tenendo conto anche dei nemici naturali, che poi li rivedremo, sono quelle dell'afide grigio, ma comunque sono quasi sempre gli stessi questi, va bene, che vanno ad attaccare, tra cui anche le coccinelle.
per esempio, si nutrono negli aghi. Un problema però di questi predatori è appunto la presenza delle formiche che li difendono. Una volta vedete la coccinella che si approssima ad andare a predare un aphide, ma arriva la formica, sapete, le formiche sono molto robuste e mandano via la coccinella. Quindi anche questa è una problematica. Generalmente trattamenti primaverili in prefioritura o alla fine della fioritura, effettuati, che si fanno contro gli altri afidi, soprattutto contro l'afide grigio, controllano anche questo afide, perché anche lì è un afide e quindi è sensibile a tutti i vari prodotti che si utilizzano. Generalmente invece interventi specifici contro questo afide verde si possono rendere necessari su piante in allevamento o in estate, quindi su piante molto piccole, oppure quando in estate vi esplode la popolazione e non riuscite più a contenerla. Bene. Perché vedete, in caso di forti attacchi, si potrebbe produrre molta melata che va a danneggiare i frutti per le ustioni, per la presenza poi di questo liquido zuccherino sopra, e non è nemmeno gradevole ai consumatori, che appiccica, oppure per lo sviluppo delle stesse fumagini. Naturalmente, in caso vogliate fare una lotta proprio precisa contro l'afide verde, dovete eseguire campionamenti e l'intervento, vi dice, è giustificato solo quando si ha un'infezione sul 10-15% dei germogli controllati. Quindi, solo intervento, il 10-15% di germogli che presentano colonie di afidi, non che c'è un afide solo, anche perché un afide solo ovviamente non ci sta. Oppure in forte presenza di danni da melata. Quindi, se vedete che il melo vi si sta ricoprendo tutto di melata, allora, oppure gran parte del melo, sarà bene intervenire. Naturalmente, qui avete anche qui tutta una serie di prodotti da utilizzare, dipende dal momento in cui li utilizzate. Molto spesso funzionano bene, soprattutto se la vegetazione non è molto deformata, anche i piretroidi o il piretro stesso, che sono, diciamo, insetticidi di contatto con forte azione abbattente, in quanto non è che sono protetti da chissà che cosa, ma visto le cocciniglie ci potrebbe essere uno strato ceroso, che quindi ci protegge. Invece questi altri sono proprio colonie, quindi già un insetticida con forte potere abbattente ne riduce tantissimo la popolazione. Bisogna stare attenti negli afidi, comunque in tutti gli insetti che fanno tantissime generazioni, questo ho visto fino a 20, perché un uso prolungato sempre di un insetticida provoca poi forme di resistenza, cioè questi afidi sono migliaia e migliaia su una pianta. Quindi voi fate il trattamento, vedete buoni risultati, credete di averli abbattuti tutti, magari se ne salvano 100, quei 100 sono quelli resistenti a quell'insetticida, ma loro sono quelli che cominciano a riprodursi. Quindi quando poi vi si ripresentano, andate a fare il trattamento, rifate lo stesso insetticida, voi ritrattate, ma non ve ne muore quasi nessuno, perché ormai sono tutte generazioni resistenti. Quindi non dovete cambiare insetticida, aumentare le dosi. Quindi gli afidi sono quelli che ci danno più problemi di resistenza proprio agli insetticidi, proprio per il gran numero di generazioni che riescono a fare. Perché tante più generazioni riescono a fare, tanto più possono essere poi resistenti, perché si evolvono sempre di più. Cioè, voi avete un insetto che fa una generazione all'anno, se colpite quelle dell'ammazzate, poi non ne fa più. Bene, e quindi fino all'anno dopo il problema non si ripresenterà, con condizioni ambientali diverse. Quindi questo ve ne fa 20, voi lo colpite contro una e ve ne fa immediatamente un'altra, immediatamente un'altra, immediatamente un'altra, e quindi i fenomeni di resistenza anche qui si sviluppano molto più velocemente. Tanto più sono le generazioni, tanto più velocemente si sviluppano i fenomeni di resistenza. Ci siamo.